Salve ragazzi, salve. Allora, sono sempre Sion True Silver. Siamo qua su questo nuovo gameplay, chiamiamolo gameplay perché comunque è una demo. La stiamo giocando in attesa di Life is Strange 2, che uscirà non ad agosto, non in questi giorni, ma uscirà, come si chiama? A fine settembre, primo episodio di 5. Non so se lo avremo in day one, non so se lo prenderò in digitale. Vediamo. A caso sempre la Dontnod Entertainment e la Square Enix, l'abbiamo vista prima. Questo è un gameplay che mi è stato chiesto da un utente, un altro youtuber che mi ha fatto i complimenti, lo ringrazio. Quindi passerò il ringraziamento in inglese perché lui è inglese. E si chiama Le fantastiche avventure di Captain Spirit, scusate, ecco qua. Quindi il canale che mi ha suggerito di fare questa cosa e ci teneva a vedere un mio gameplay di questo, quindi facciamo continua. Come vedete, diamo l'ok all'impostazione, quindi abbiamo letto le modalità e stile di gioco. E niente, possiamo passare alle opzioni, vediamo se è tutto a posto nelle impostazioni video, gamma l'abbiamo appena fatta, l'audio è a posto, lingua e sottotitoli italiano, sì, dimensione sottotitoli normale, quindi non mettiamo sfondo ai sottotitoli. Niente, allora siamo pronti per entrare, vediamo, abbiamo anche del bonus, ecco i riconoscimenti, ma... Allora, siamo pronti per cominciare. Il canale, prima di cominciare, lo menziona Mr. Ciprox1, che appunto è stato un onore per me ricevere i suoi complimenti alla fine del gameplay di Life is Strange, quindi thank you Mr. Ciprox, I'm very glad of your graceful and I we made this blind run for you and for the friends will look this one. Quindi ringraziamenti in inglese per il ragazzo che appunto mi ha chiesto questo, come si chiama, questo gameplay e partiamo. Spero apprezzerò, ma spero che lo apprezzerete anche voi. Vediamo come va. Abbiamo già perso abbastanza tempo. Nuova partita, dunque. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare. Been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. A miracle! No, it's just me, Captain Spirit.
who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or no? Ehi, mo, facciamo più stile Batman, ragazzi. Qualcuno potrebbe dire che è la maschera di Batman, io ho sempre visto con un emo, soprattutto nelle ultime versioni di Batman vs Superman, quindi... Ma andiamo di pesante, vai. Abbiamo messo l'emo. Scuro, scuro, alla Batman. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. È molto carina questa cosa del titolo che si collega al disegno. Ok, abbiamo il controllo del ragazzino. Allora, quando ho visto che stavo facendo volare astronave, per un attimo ho pensato ai poteri di Life is Strange, no? Quindi, infatti questo gioco io non ho capito se farà da Ah, guardate, c'è anche i Dovahkiin tra i supereroi, o è una citazione, forse. Qui sono tutti i suoi disegni, quindi... La mappa segreta. Sorry, you're too cute to fight evil. E come dicevamo, appunto, non voglio perdere il filo del discorso, in queste avventure grafiche guardiamo sempre un po' dappertutto. Allora, papà guardava i playoff, guardava, inteso che è morto il padre. Sapete che in questi giochi non possiamo guardare. Facciamo gioca, vediamo. You can't win this battle, Noctarius! It's already over, Power Bear! Don't let Mantroid control you! Nobody controls me! Mantroid is my leader! And he wants you to die! Give up now! We don't have to fight! You're not the boss of me, Power Bear! Oh, che bello, possiamo anche... Vediamo di far unire a noi. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy! Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Noctarius. You want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Ow, my back. How did you do this? I can't move. Captain Spirit,
Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Nocturus on my own. I can't! Captain Spirit! Lasciamolo andare. Guarda, abbiamo anche le scelte qui, che simpatica questa. Captain Spirit's got your back, loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Mantroid will get his revenge for me. Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Ok. Allora. Captain Spirit doesn't need weapons. But just in case. Vedete, armi giocattoli, tra cui. Vediamo, esploriamo poi tutta la stanza di questo ragazzino qua. Libro preferito. Nella terra dei Crosdon, le strane illustrazioni di Nathan Ellie. Allora, i walkie-talkie. This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Mom bought me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. Chris deve essere il nome del ragazzino che lo stanno chiamando. Casa degli insetti. And there's a snail moving so fast, he's in one place. Allora, apriamo l'armadio, vediamo cosa c'è dentro. Ecco, c'è il mantello. Jeez, good job, Chocolate Hog. Chocolate. Thanks, Claire. Ah, c'erano i cioccolatini, ma li ha mangiati tutti, evidentemente, quindi. Dad said he was gonna fix that last month. Questo sembra un Neo Geo, ragazzi. Per chi è vecchio come me. Only my brain waves can activate the monitor. E anche l'ingresso, se vedete, per i VHS. I know! Do not make me come over there. This sucks. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Caro Babbo Natale, credo di essere stato bravo quest'anno, quindi vorrei queste cose. Urtidong Adventures, Playbox, una Playbox nera, carta da disegno per penne colorate cancellato, lezioni di basket. Baci baci Chris. Quindi... At least the Forest Warrior protects me from the snow ghost. Ah, questo era quello del disegno, no? Noi avevamo detto Dovahkiin, ma sono tutti giocattoli che lui ha qui nel disegno. Ralph il vichingo, quindi. Here comes the shark. Squalo mobile, ok, che è un altro dei suoi giocattoli. Scatola di petardi vuota. Ah, quindi ce l'ha suo padre, sostanzialmente quello che lo sta chiamando. Abbiamo ispezionato un po' tutto, ragazzi, quindi io scenderei giù, abbiamo ancora tempo, almeno metà tempo del video, quindi vediamo come procede. Hey, Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I get things to do.
What'd you expect, a waffle? I just like sunny side up. Like Mom used to make. Yeah. Me too. That's not gonna happen. I know. You can't keep saying Mom used to do this or that. I know more than anybody, Chris. I know. Okay? Yeah. Okay. You're drinking beer before you eat? Yeah, it's game day. Dads are allowed to drink early. Hey, I don't need a lecture from my son. Thanks. I don't drink that much. I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Go to church like all these assholes? Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. It makes me sad that you got hurt. It's not that bad. I'm fine. Okay. Won't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. Oh yeah, are you excited too? I don't know. Santa probably put me on his naughty list this year, huh? Nah, Santa says you still get a present. What do you want? Whatever makes you happy, Chris. That's the best gift ever. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Okay, what would Captain Spirit do? Ok, mille fantastiche cose da fare. Puoi fare il costume Captain Spirit, forse troverò quello che mi serve qui in giro. Quindi dobbiamo trovare il tesoro, quelle pericolosissime lattine di birra. Se l'evento vuole distruggere la nostra città, solo io posso fermarlo. Scommetto che Mantroi sta ancora nascondendo sul suo pianeta. Il mio costume è completo. Potrò usare la nave spaziale e scovarlo. La mia squadra è forte, ma deve tenere d'occhio Mantroi dei suoi super cattivoni. Potrei giocare a Monster Party 2, ma prima devo sbloccare il telefono di papà. Questa volta lo scaldabagno non riuscirà a sconfiggermi. Allora, come vedete, dobbiamo fare tutte queste cose.
Sostanzialmente non so se anche voi avete capito una situazione familiare abbastanza disastrosa. Il bambino è ferito al braccio, sembra che il padre beva, la madre probabilmente è morta o li ha abbandonati, se n'è andata per altri motivi, lo scopriremo forse durante il gameplay, e ha fatto male al figlio. Qualcuno a scuola gli ha chiesto se mi dispiace che ti sei fatto male, poi ha detto. Quindi... Maybe I could cook something for Dad. Il padre probabilmente non manterrà la promessa, ha già bevuto 3 birre da 66, padre di prima mattina, si è preso probabilmente una tequila, quindi... Allora, polverizza, come polverizziamo? Perché è il potere di Captain Spirit, però questo tasto non funziona, questo non funziona. Ah, guardate. Can monster cannot be. Seriously? Quindi R2, praticamente noi con R2, scusate, abbiamo. Allora, aggiungiamo il gelato alla lista della spesa, Let's sto povero see. bambino. What do we need? Are you serious? Shoot better than that guy any day. Lista della spesa, cosa c'è? Solo birra, solo That alcolici. should be enough. Zucchero, carta, aprile, caffè, birra, giustamente, latte, patatine al barbecue, gelato e biscotto ce l'abbiamo messo noi, eh? Quindi la cartolina, vediamo cosa ci dice I've questa never seen a cartolina. Beaver beaver here. Creek, the best downtown in America. Avevamo visto anche per un attimo, se vi ricordate, la città più diga d'America. Sì, hanno cambiato una D con un'altra lettera, comunque perché appunto c'è la diga. Dunque, vediamo. Ci fu un giorno che i miei genitori mi portarono a una diga, ma mi sembra che sono passati quasi 25 anni da quel giorno, però stranamente mi è tornato in mente, visto che si parla di famiglie. Damn. Guardiamo, It's raw, maccheroni al but formaggio. I can make Dad some mac and cheese. He's too lazy. Prepara, è He troppo won't eat pigro per anything. cucinare, un po' come sono io, dai, quindi siamo questi We can family count down man, till the questi padri five, che... four, three, two, one. Impostato 2 minuti. Allora, visualizzare i poteri quando appare l'icona irradia. Adesso non so se io devo continuare a fare questa cosa di irradia durante ogni tot. Vedete che abbiamo il counter, 2 minuti che stanno passando qui, ma stanno passando anche nel nostro gameplay, quindi siamo quasi al nostro tempo limite, ragazzi. Vediamo. Ecco, irradiamo ancora noi, vai. Ci stiamo prendendo gusto a irradiare. Fai. Beer, che non è burn, però vabbè, lui dice beer, allora noi diciamo beer. Vai, radiamo l'ultima volta, a 40 secondi. Ecco, ovviamente sono le parole di potere di Captain Spirit, quindi... Allora, i piatti. Guarda, Those e vabbè, dishes proprio... definitely need a Mega pulizia, microclean. beh, classico mega pulizia, vai. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? Diamogli i maccheroni al formaggio così si calma il papà. Dai. Did you make that for me? You wouldn't get up during the game, so I thought you could eat out here.
I can nuke this mac and cheese in no time. Not bad. Not bad at all. You better start cooking from now on, buddy. Mom made the best mac and cheese. I mean... She did make the best mac and cheese. But this is the perfect comfort food for a winter game day. Thanks. Well, taste it first. Best mac and cheese ever. Ok, chiamiamo il papà, quindi... Oh yeah, that's how you dominate. Maybe that's how to watch an anime instead. No. That is how you shoot the ball. Ah, guardate, vedete, è una partita di basket, infatti canestro. E niente, allora ragazzi, io siamo quasi a tempo limite, facciamo ancora un giro per la casa, però... non so, vedi, possiamo anche uscire di casa, potrei partire un filmato quando usciamo... Quindi facciamoci un giro per la casa, io vi ringrazio di essere... Guardate, qua abbiamo la carta stagnola. Quindi abbiamo trovato forse un pezzo dell'elmo, no? Oh, possiamo usare un potere. Indossa! Ok, that's a good start. Now it's time to build the rest of my costume. Beh, ok, con questa cosa abbastanza simpatica io vi saluterei, siamo come vi ho detto quasi al tempo limite del video, vi ringrazio di essere stati con me, mettete like o dislike a questo video, questo nuovo piccolo gameplay che stiamo facendo di Adventure of Captain Spirit, appunto, non so quanto durerà, quanto sarà lunga una demo, ce l'ha consigliata Mr. Ciprox One appunto su YouTube, metterò il link in descrizione per il suo canale, continuate a seguire se vi fa piacere questo gameplay, se volete iscrivetevi al canale, in questo modo saprete quando la prossima parte di questo gameplay andrà online, rispondi al telefono, ok, quindi... No, io vi saluto qui, sta squillando 10 minuti, la miseria, appena iniziato a squillare. Vi ringrazio, alla prossima. Ciao ciao a tutti da Sion.